si ritrovano ad ascoltare le parole del Signore, fanno la cosa più importante che va fatta, ascoltare il Signore. Celebrare l'Eucaristia, ascoltare la parola ed aiutare i poveri sono le cose più importanti della nostra fede. Quindi grazie di essere venuti, ci alziamo in piedi, iniziamo con il canto, qualche preghiera, l'invocazione allo Spirito, poi leggiamo il testo e facciamo qualche riflessione insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Thank you.
ci hai battezzato. Sei tu che trasformi il pane nel corpo di Gesù. Sei tu che trasformi il vino nel suo sangue. Sei tu Spirito che ci hai confermato nella grazia battesimale. Sei tu Spirito di Dio che ha consacrato molti di questi uomini e donne rendendoli sposi. Sei tu che hai consacrato noi sacerdoti. Sei tu Spirito di Dio che consoli i malati. E sarai tu, Spirito di Dio, a raccogliere la nostra morte e a trasformarla in paradiso. Ora, aiutaci a leggere con attenzione, a meditare con profondità e a pregare con il cuore. Ci sentiamo. Leggete personalmente il testo che avete nella seconda, nel secondo foglio. Vorrei farvi, essendo il tema di questa sera particolare, insomma, dopo ci entreremo, vorrei farvi cerchiare con la miro almeno queste parole, perché le andiamo a segnarle. Innanzitutto, nella prima riga, odia, odia. Nella seconda riga, odiato. Nella sesta riga, odia. Vedete che ritorna per tre volte la parola odio. Sotto perseguitarono, perseguiteranno, il tema della persecuzione. E poi sotto, quasi verso la fine, vi faranno espellere, espellere, buttare fuori dalle sinagoghe. Addirittura vi ucciderà, addirittura vi ucciderà. Ecco, questo è il tema di questa sera. Chi prova a vivere del Vangelo sperimenterà, potrebbe sperimentare questa esperienza. Odio, persecuzione, essere espulsi, addirittura uccisi. Questo è il tema di questa serata. La prima parte, da se fino perché non conoscono chi mi inviò, quindi proprio la metà del testo, in questa prima parte c'è il tentativo di Gesù di guidarci dentro il senso e il motivo anche di questa esperienza, quindi il senso e il motivo. E poi sarà la parte più interessante per noi, da quando verrà il Consolatore fino alla fine, la seconda parte è il tema della risposta, della gestione. Che fare quando si incontra
Quando verrà il consolatore, che io
Il
pagina, perché mi sono domandato, ma quale Vangelo, quale buona notizia ci può essere dentro un brano che parla di odio? Che errore stavo facendo. Ecco, non fatelo anche voi. Diamo fiducia a questo testo che ci appare così duro, che in verità ci insegnerà cose molto importanti. Innanzitutto, che bello constatare che Gesù, che ci parla di tantissime cose positive, per esempio vi siete accorti in questi mesi, nel capitolo 13, 14, 15 di Giovanni, a parte il piccolo inciso sul tradimento di Giuda, un grande, lungo discorso sull'amore, sull'amore. Ecco, Gesù parla soprattutto d'amore. E noi questi lunedì sera, in Avvento, in Quaresima, abbiamo ascoltato parole bellissime sull'amore. Gesù è il più grande maestro d'amore. Gesù non parla d'altro d'amore, ma non ci prende in giro. Ci parla delle cose positive della vita, ci parla d'amore, ci restituisce ai sogni più belli e agli ideali più grandi, ma non ci nasconde le difficoltà. Questa è una cosa bellissima di Gesù, che mi ha affascinato fin da quando ero ragazzo. Perché? Perché invece nel mondo, cominciamo a tirar fuori questa categoria, nel mondo succede il contrario, che se un partito politico vuole il tuo voto, ti fa tante promesse e ti dice che toglie le tasse e ti dice che ci saranno posti di lavoro, promesse, 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 ma di sacrifici non ti parlano. Il consenso lo comprano così. Qualche volta anche i vescovi fanno così con i preti, ti mandano in una parrocchia, ti dicono le due cosine belle e poi dopo quando arrivi scopri tutto il resto, ma loro non te l'hanno detto. Così? Gli uomini fanno così, Dio non fa così. È bella questa cosa di Gesù, ci fa avere ancora più fiducia in Lui, la sua credibilità aumenta, perché non ci vuole comperare, non ci vuole imbrogliare. E quello che vi dicevo l'altra volta, Genesi 1:11. Andate a leggere questi primi 11 capitoli della Genesi. E Dio parla degli uccelli, delle piante, del mare, del cielo, dell'uomo, della donna, del giardino e dell'albero, e poi il serpente, e poi la disobbedienza, e poi la cacciata, e poi il fratello che uccide il fratello. Il sogno alla prova della realtà. Chi ci vuole veramente bene ci indica l'obiettivo, e non ci nasconde i sacrifici, e non ci nasconde le rinunce che quell'ideale chiede. Come voi, mamma e papà, fate con i vostri figli. È bellissima questa cosa di Gesù. Voi state provando a vivere le cose che io vi ho insegnato, ma guardate che sarà normale che il mondo, che vive di altre logiche, vi verrà contro. Vive di altre logiche, e se sarete tranquilli e tutto andrà bene, è il segno che non siete sulla strada giusta, siete omologati al sistema. La mafia è costretta a fare attentati solo quando lo Stato diventa insidioso, quando lo Stato convive e connivente, fanno affari insieme.
mangiano dallo stesso piatto. È evidentissimo, è un discorso chiarissimo anche per i più semplici tra di noi. Ecco, è bello Gesù, è bello Gesù, è affascinante, convincente, perché ci indica la meta e non ci nasconde le difficoltà, anche perché questa poi è la realtà. C'è qualcuno tra di voi che non ha mai incontrato nella sua vita resistenze, contrarietà, inimicizie, sul lavoro, in famiglia, tra parenti, per l'eredità, in parrocchia, nel gruppo, in seminario, in curia, dappertutto, e così dappertutto, tanto o poco. Questa è la verità, questa è la realtà. Dopo dunque averci parlato di infinite parole d'amore, questa sera Gesù ci consegna un tema impegnativo. Chi di voi, chi di noi lotta per ideali grandi, chi di noi prova a vivere il Vangelo, si sentirà almeno talvolta una mosca bianca, un salmone che va controcorrente, qualche volta addirittura solo. Ma andiamo con ordine. Il tema è dichiarato da queste 4-5 parole che vi ho fatto cerchiare. Odio. Dal latino questa parola significa respingere, allontanare. Interessante. L'odio anticipa l'inferno sulla terra, perché infero vuol dire esattamente questo. Pensavano che la terra fosse piatta, Dio oen tois ura nois, abita i cieli, l'uomo sulla terra. Chi va infero si allontana dal cielo, se va sotto. Quindi l'inferno è un concetto di allontanamento dalla felicità, di allontanamento dal bene che è Dio. Se odiare significa respingere e allontanare, tutto ciò che odio anticipa sulla terra l'inferno, cioè la lontananza da Dio, la lontananza dal disegno originario, la lontananza dalla felicità, la lontananza dal vero, dal giusto. Viceversa, l'amore che è di Dio anticipa sulla terra il paradiso, la felicità, come ci siamo detti più volte in queste sere. Felicità è amare ed essere amati. Odio, una totale, intensissima avversione verso qualcuno, una profonda intolleranza. E poi la persecuzione. Il concetto di persecuzione è molto fine, perché è un continuamente infastidire, un continuamente molestare, senza sosta, è un'esasperazione continua, non è un dispettuccio, è una serie di cose, è la goccia che scava la pietra. La persecuzione è il fatto che ci sono cose che martellano, martellano, diventano ossessive, delle vere e proprie vessazioni. E qualcuno sarà spinto fuori dalle sinagoghe, dice Gesù ai suoi discepoli. E qualcuno verrà ucciso. Uccidere, lo sapete bene, vuol dire far morire. Ma vi ricordate quella frase di Gesù? Vi è stato detto non uccidere, ma io vi dico che se dice al fratello pazzo, se dice al fratello stupido, lo hai già ucciso nel tuo cuore, perché gli hai tolto la vita, lo rendi privo di vita, lo distruggi, lo mandi in rovina, che
bello, il verbo uccidere in latino è il verbo che usano i boscaioli per abbattere gli alberi, abbattere a colpi, non un colpo solo, tu, 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 tu. Addirittura qualcuno dirà che lo sta facendo per il bene della Chiesa. Qualcuno lo dirà che lo sta facendo nel nome di Dio. Qualcuno dirà, nominando Dio. Ecco, ci sono di tutte queste parole che voi avete cerchiato, odio, persecuzioni, cacciati fuori, uccisi, addirittura nel nome di Dio. Questi sono tutti tentativi che Gesù fa di dare nome alle contrarietà che il discepolo del Vangelo può incontrare. Prova tu a dare dei nomi adesso alle tue contrarietà. Ci sono delle contrarietà che hai vissuto, che vivi o che vivrai a motivo della fede che hai, a motivo di Gesù, a motivo del fatto che hai rispetto per la Chiesa. Ci sono delle prove, delle contrarietà che arrivano per gli ideali per i quali cerchi di vivere, di lottare, l'onestà, la fraternità, la giustizia. E poi ci sono gli odi, le persecuzioni, con la O e con la B piccoline, antipatie, invidie, dispetti, vendette, rancori, gelosie, rivalità, menzogne. Beh, di tu, chi non ne ha provata qualcuna? Forse qualcuno pensa che sono piccole cose. In verità, anche dentro queste piccole cose, a volte c'è altro. Amici, a volte c'è un altro. C'è un altro. C'è un altro. Che soffre, che divide, che semina divisione. Nel nome di Dio. Il male si ribella al bene, sempre, nessuna ingenuità, anzi, è un buon segno. Nella Bibbia, nel libro dei Proverbi, c'è scritto: se un giovane decide di decide di servire il Signore, si deve preparare alla prova e alla tentazione. Scrive padre Silvano Fausti: è una legge strana, ma inesorabile della storia. Il male che facciamo lo pagano
che faccio lo pagano gli altri, ma il bene che facciamo lo paghiamo noi. Nessuna buona azione resta impunita. Ecco, stiamo dentro questa riflessione sulla lotta che c'è nella nostra vita e nel mondo tra il bene e il male. Nella prima parte Gesù ci invita a domandarci qual è il senso e il motivo, e vedete che ci sono tre o quattro risposte, io ve le faccio solo notare perché poi mi interessa di più la seconda parte, quella costruttiva, come gestire queste inevitabili prove della vita. Gesù dice: se il mondo odia voi, primo, sappiate che è così perché se voi seguite uno che è stato odiato, io sono stato odiato prima di voi, mi hanno crocifisso, lo hanno odiato con tutta la forza della loro violenza possibile. Ma guardate che la crocifissione di Gesù è stata una cosa terrificante, e quindi se voi seguite uno che è stato odiato così, mettete in conto che sarà così anche per voi. E poi c'è questo tema del mondo: se voi foste dal mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete dal mondo, per questo il mondo vi odia. Che cos'è il mondo in questa visione giovannea? Attenti, perché questo è il cuore della questione. La nozione di mondo che c'è in questo brano di Vangelo non è positiva, nel senso di terra, cosmo, universo, ma mondo in senso negativo, cioè l'insieme di quei valori che oggi, da sempre, strutturano le relazioni tra gli uomini, il modo in cui gli uomini organizzano la loro vita, potremmo dire il modello culturale dominante. E qual è questo modello? In maniera disincantata lo possiamo descrivere tutti: nel mondo c'è un sacco di bene, c'è un sacco di bravissima gente, però qual è la logica del mondo? Il mondo, nel senso di mondanità, ha come principio l'egoismo, non l'amore. Pensa a te stesso, fregatene degli altri. La mondanità ha come principio il possesso, non il dono. Tieni per te, accumula, metti via, lascia stare altri che saranno morta di freddo.
la mondanità di cui parla Giovanni, ha come principio l'arroganza, non l'umiltà e la semplicità, l'orgoglio, non l'umiltà, la rabbia, non la compassione. Pensate un po' che delirio, l'immagine, non la realtà. Non è così tutto il mondo, grazie a Dio, voi non siete così. C'è tanta gente invece che vive d'amore, di dono, di solidarietà, di condivisione, di mitezza, di semplicità, di umiltà, di compassione e di realtà e di sostanza. Ma c'è una gran parte del mondo, quello che conta, quello che guida, quello che comanda, che è lontanissimo da questi ideali e chi tenta di viverli, questo sta dicendo Gesù, è contromano, è contromano, controcorrente, mosche bianche. Sant'Ignazio nei suoi esercizi spirituali scrive che la strategia di Satana è, usa tre parole, avidità, vanagloria, superbia. Chi tenta di andare in una direzione diversa deve mettere in conto che sarà contrariato, deriso, come i vostri figli che se a scuola dicono che vanno a messa, ridono, ridono. Ma dovete vedere quando esco da San Vittore per venire a San Vincenzo e passo davanti al museo, come mi guardano i piedi certi ragazzotti, i piedi lunghi del frate, e ridono. E mi dico, guarda le spalle, dice lui. Bravo, cambiale spesso, perché a quanto pare ragiono i tuoi piedi, si consumano. Provate a vestirvi da suora o da prete e andare da Corso Genova in Piazza Duomo. Quanti risate, ricordini. Svegliate. Provate, l'ho permesso io, vestitevi da suora e da prete una volta. Ridono, ridono, ridono. Di cosa ridono? C'è tutto un mondo che spinge da un'altra parte e poi ci sono le persecuzioni subdole, quelle appunto per le quali se non fai scelte di un certo tipo o non ragioni in un certo tipo, in un certo modo, tu in quella ditta lì non la fai carriera, non vai avanti. Mondo va tutto da un'altra parte. È stato così al tempo di Gesù, dei primi cristiani. Detto in un altro modo, il cristiano disturba perché capovolge i criteri. Gesù disturba perché capovolge i criteri, non la mondanità cui vi ho un po' descritto, ma le beatitudini, la croce, è una vera lotta in atto. Come rispondere e come gestire? La seconda parte del Vangelo ci dà quattro suggerimenti bellissimi. Perché quando per vivere un valore ci sentiamo soli, non abbiamo a scoraggiarci.
Paolo nelle prove della vita. Secondo, trasformare in occasione di testimonianza la prova. Hai qualcosa da dire, hai qualcosa da donare. Voi sapete che la parola testimonianza deriva dal latino testimonio, che era il pezzettino di legno che i corridori si passavano di mano in mano nella corsa. Hai ricevuto, puoi donare. Ecco, testimoniare significa approfittare anche dei momenti della prova per sentire dentro che non devi rinunciare a dire la tua, non devi rinunciare ad essere te stesso, per quella forza dello spirito che hai invocato. Testimonia, testimonia. Ma quanti genitori mi raccontano in lacrime che i loro figli, 14-15 anni, non plurilaureati da 30, li prendono in giro perché loro hanno scoperto che Dio non esiste e il papà e la mamma sono deficienti. Non smettere di raccontare e di testimoniare ciò in cui credi. Trasforma quella prova, quell'incomprensione, quell'odio, quel rifiuto in una testimonianza. La cosa peggiore sarebbe entrare nella stessa logica e attaccare chi attacca, urlare con chi urla, offendere con chi offende, ridicolizzare chi ti ridicolizza. Ecco, questo è un errore che qualche volta faccio e facciamo. Non dobbiamo fare così, testimoniare la nostra diversità. Terzo, rafforzare l'unione con il Signore, perché voi dall'inizio siete con me. Con me, con me. Nelle prove le famiglie si uniscono, nelle prove gli amici si compattano, nelle prove i discepoli si stringono ancor più forte al Maestro. State con me. Ed infine non vi scandalizzate, cioè nessuna meraviglia. Mettetela in conto la prova. È normale, è prevedibile, anzi, è un buon segno. Sarebbe sbagliato se non ci fosse. La parola scandalizzare etimologicamente significa fare lo sgambetto, inciampare. Ecco, non scandalizzatevi vuol dire non inciampate, non cadete. Così come diciamo nel Padre nostro, fa che nella tentazione non cadiamo. Non inciampare, non cadere, continua a camminare. Nessun patteggiamento con la mondanità, nessuna connivenza, nessuna complicità, nessun allineamento. Cerca di restare te stesso, te stessa. E concludo con due frasi. La prima è di questo bravo biblista che va di moda e che alcuni di voi mi hanno fatto conoscere, Tone Picotto, che scrive: non si può controllare il mare, lo si può solo navigare.
giovani della parrocchia dove ero prima, disse loro che nel suo paese alcuni musulmani violenti uccidevano i cristiani, tagliando loro la testa. E lui ci domandò: se dovessero arrivare qui da voi questi e vi facessero un processo, cosa succederebbe? E sorridendo concluse: sareste tutti assolti per mancanza di prove.
morì in un sepolcro, è risuscitato dai morti, siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in
questo tra voi, d'accordo. Ci vediamo nei